Buongiorno, sono Giulia Frasca, sono una studentessa del liceo scientifico Bertrand Russell di Milano. Il libro che ho letto e recensito è quello di Simon Lewis e Mark Maeterlinck, Il pianeta umano. Si tratta di un manuale prettamente scientifico volto a sviluppare la spiegazione del fenomeno dell'antropocene con il quale viene indicata l'epoca geologica attuale nella quale all'essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause principali delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta. Dunque l'antropocene racchiude in sé tutti gli effetti immensi e di vasta portata delle azioni umane sulla Terra. I nostri impatti sono legati in particolar modo a cosa e quanto producono e consumano le persone. Per alcuni questo fenomeno simboleggia un futuro di controllo superlativo dell'ambiente, mentre per molti altri è una sorta di hybris, cioè di un'orgogliosa tracotanza che spinge l'uomo a credere di poter dominare l'intera natura. Sicuramente dietro al significato del termine antropocene si celano le nostre più grandi paure, ma anche le nostre visioni utopistiche. I due scienziati, ricostruendo i nostri impatti sull'ambiente nel corso del tempo per cercare di co capire, comprendere quando gli esseri umani iniziarono effettivamente a dominare la Terra, ci mostrano che cosa significa la nuova epoca per tutti noi. In quanto scienziati, i due autori hanno offerto sufficienti dati e argomenti socio-economici. Personalmente avrei preferito forse un finale più concreto ed esplicativo. Per quanto invece riguarda l'esperienza in sé, posso dire di essere stata iscritta contro la mia volontà dalla mia professoressa di lettere, Laura Sarini, che però in fondo ringrazio, perché grazie a questa esperienza io sono andata oltre il mio solito scetticismo e le mie insicurezze. E posso dire di credere più in me stessa e nelle mie capacità, ecco.